io soltanto per un saluto in realtà, poi volevo, guarda, io sono Guglielmo, no, perché mi sembrava quasi troppo sereno. Mi chiamo Guglielmo Calcerano, dei Verdi del Settimo Municipio di Roma, e ringrazio Stefano che mi ha comunicato che c'era questo incontro, quindi mi faceva piacere venire principalmente per ascoltare e imparare qualcosa su questa realtà che non conosco benissimo. E poi volevo comunicarvi che ci sarà una manifestazione il 7 novembre, Piazza dell'Antimafia Sociale, nel nostro municipio, che dovrebbe essere una risposta al famoso funerale di Vittorio Catamonica, però già lo sapevo, no, c'è già il volantino pronto, quindi su questa cosa vi posso soltanto dire un po' meglio. Io lo sto organizzando come residente del municipio, perché non è una manifestazione organizzata dai partiti, ma soltanto dalla società civile e dai residenti, comunque promossa tra gli altri da Libera, da Sud, Cinecittà Bene Comune e la comunità territoriale, quindi tutti i comitati di quartiere e le varie associazioni attive nel municipio. E così voleva essere un modo, chi magari un pochino si è occupato anche di mafia, diciamo criminalità organizzata, sa che è fondamentale dare dei segni, dei simboli di presenza, perché la penetrazione sul territorio delle associazioni criminali si fonda proprio su questo intimidire. Quindi qui c'è questa volontà di far vedere che in realtà ci sono tante realtà positive, ci sono pure gli scout del gruppo che sta lì a Piazza Don Bosco, che è il 118, e verranno anche altri scout, diciamo, di altri gruppi. E detto questo, no, faccio solo un commento sull'intervento del relatore là che mi ha preceduto, Massimo. Io sono assolutamente, credo sia Massimo. Sì. Assolutamente d'accordo sul discorso dell'informazione, perché in realtà c'è una cappa, cioè qualunque questione viene portata un po' più all'attenzione. Tra l'altro faccio parte del gruppo comunicazione di questa manifestazione, sto cercando di spargere la voce il più possibile. Se ci sono giornalisti qui, sono fortemente invitati, diciamo, a prendere contatto con me, magari tramite Stefano che ha i miei riferimenti. E c'è, tanto per dirne una, noi al Settimo Municipio abbiamo un'opera incompleta, che è il parcheggio di scambio dell'Arco del Tagliatino, dove c'è stata una mega piazza coperta vuota, è stata inaugurata nel 2013, un progetto che partiva da 20 anni prima, è stata completata la struttura di copertura, dentro non c'è sta niente, sì. È un'opera, mi pare, di 34 milioni di euro di valore, quindi non è proprio tipo dai, dobbiamo sistemare il giardinetto, però... miliardi. Quindi insomma, però è una cosa che presentate petizioni, fate accesso agli atti, solite cose, che trovare un giornalista che scrive un articoletto su Roma Today, dico ancora, è difficilissimo. Quindi su questo bisogna assolutamente scambiarci informazioni e fare un po'.